La raccolta dei dati dal campo, che avviene attraverso il supporto dei gateway che Alleanzi ha reso disponibili, consente di passare le informazioni alla piattaforma SAP Leonardo e quindi di fornire, in particolare al modulo che è un po' il centro di questa soluzione, che si chiama PDMS, le informazioni che stanno consentendo al Politecnico di Milano di studiare il modello che definisce il cosiddetto digital twin della macchina fisica, consente appunto di identificare una serie di parti critiche della macchina e su questa una serie di variabili critiche degne oggetto di un monitoraggio che possa consentire ad algoritmi di machine learning di fornire al sistema dei feedback, delle informazioni molto utili per dare l'informazione di che cosa eventualmente non sta andando correttamente da un punto di vista o di possibili malfunzionamenti della macchina o di deriva della qualità del prodotto della macchina stessa, per cui gli algoritmi stessi con un periodo adeguato consentono di dare informazioni davvero vitali all'operatore e dirgli appunto se è il caso di interrompere la macchina perché alcuni parametri contestuali stanno dicendo che quella macchina forse nel giro di 15-20 giorni potrebbe dare qualche situazione di malfunzionamento non gradito. Quindi alcune tolleranze devono essere riviste, alcune azioni devono essere prese sulla macchina. Alleanzia è nella parte, chiamiamola così, edge, quindi si collega fisicamente o alle macchine fisiche o ai PLC e consente di recuperare quelle che sono le variabili per i diversi gruppi costruttivi, quindi per il gruppo idraulico, per il gruppo lubrorefrigerante, per il mandrino e così via, consente di recuperare quelle informazioni di telemetria che forniscono agli algoritmi di machine learning questa capacità di predizione del malfunzionamento o della diciamo cattiva produzione o diciamo produzione non più congrua rispetto ai prerequisiti. Quindi Alleanze è il primo mattone in qualche modo e che consente di portare a bordo il dato. Senza il dato è difficile poi fare quelle analisi. Mi chiamo Marco Macchi, sono professore ordinario, docente di Asset Lifecycle Management e di Industrial Technologies. In generale parliamo di una manutenzione evoluta capace di diagnosticare e prognosticare il funzionamento di una o più macchine sulla base di dati che arrivano dalle macchine stesse. Questo perché la manutenzione predittiva richiede i dati delle macchine già solo per conoscere il buon funzionamento, eventualmente anomalie e infine guasti. Questi dati diventano importanti naturalmente in senso applicativo perché poi elaborati con opportuni algoritmi di machine learning, data analytics, permettono di conoscere meglio il funzionamento della macchina. Ma tutto parte dalla connettività. La connettività con la macchina richiede la capacità di estrarre i dati da un'automazione preesistente e quindi questo è un elemento chiave per poter poi portare in chiave applicativa lo sviluppo della manutenzione predittiva agganciata alle macchine. E in questo senso poi ci sono diversi progetti in corso d'opera, noi siamo coinvolti come Politecnico di Milano all'interno del progetto Lighthouse Plant di Ansaldo Energia. Il ruolo di Alleanze chiaramente è all'interno di questo sistema. Quando si vede una dashboard in realtà c'è un insieme di componenti tecnologiche che partono dal bordo macchina, diciamo, che permettono di collegarci all'automazione della macchina e portare fuori uno stream di dati che è fondamentale poi per conoscere il funzionamento. E lì siamo proprio al punto di ingresso dei dati nell'intero sistema. Alleanze si colloca sicuramente in questa posizione e permette quindi di entrare tutto in un framework IoT che porta i dati poi nella gestione, prima on edge e poi on cloud per poter permettere la predittiva. Sono Davide Rizzo, sono responsabile IT del gruppo Ansaldo Energia. Ansaldo Energia è uno dei 4 Lighthouse Plant italiani, quindi all'interno del MEXP noi presentiamo la nostra realtà progettuale legata alla digitalizzazione che stiamo portando avanti all'interno della nostra fabbrica. Tra i partner che sono coinvolti e sono coinvolti anche all'interno del nostro stand con una demo, abbiamo appunto lavorato con Alleanzia che è diventato un nostro partner. È diventato nostro partner dopo che nel dicembre del 2017 abbiamo lanciato un contest
Alleanza, diciamo che è stata subito, diciamo, selezionata tra le varie imprese, piccole e medie imprese italiane innovative, per tanti motivi, diciamo principalmente per la lunga esperienza che hanno dimostrato come azienda all'interno del mondo IoT e nella capacità di conoscere e di raccogliere quelli che sono i nostri requisiti, i nostri fabbisogni di raccolta del dato dalle nostre macchine a controllo numerico nella nostra fab. L'altra cosa che insomma ci è piaciuta molto è questa partnership, è stata immediata, nel senso che anche il rapporto di collaborazione che Alleanza ha saputo instaurare con noi è stato immediato, quindi abbiamo lavorato operativamente per costruire un progetto e anche la capacità di incastonarsi all'interno di una realtà collaborativa che non vede solo Alleanza ma vede tanti partner lavorare, in particolare su un obiettivo realizzativo che è legato allo sviluppo di soluzioni di predictive maintenance. In questo diciamo stiamo lavorando, abbiamo iniziato, adesso siamo nella prima fase di progetto, le prime 6 macchine sono state collegate, i dati che raccogliamo diciamo sono validi e sono stati validati, abbiamo iniziato a lavorare su delle dashboard, adesso quello che inizieremo a fare è sviluppare algoritmi, collegare altre macchine, insomma in questo percorso che ci dovrà portare a un percorso di digitalizzazione complessiva di tutta la nostra fabbrica.